Fabrizio. Quanti anni hai? 8 anni. 5 anni. 5. 5. 10. 11. 10 e mezzo. Ti piace andare a scuola? Sì. 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 Più o meno. Sì. Diciamo di sì. Sì, sì. Sì. Che lavoro fanno i tuoi genitori? Mio padre è il capo dell'ufficio e mia madre lo aiuta. Mio papà lavora nella banca, mia madre lavora per gli sposi, mia madre lavora e mio padre non me lo ricordo. La mia mamma cucina, e mio papà più o meno ha un rale nel suo computer. Mio padre non lo so, mia madre fa la ragioniera. Mio padre è un imprenditore e mia madre è la segretaria di mio padre. Mia madre è imprenditrice e mio padre è il direttore di scuola. Ricordo il corpo insegnante della mia scuola pubblica. Sapete, avevamo un detto che chi non sa far niente insegna e chi non sa insegnare insegna ginnastica. Quelli che neanche la ginnastica credo li destinassero alla nostra scuola. Devo dire che ho sempre sentito che i miei compagni di scuola erano idioti, come Melvin Greenglass con quel faccino a culo, e Enrichetta Farrell, Miss ce l'ho solo io, e Ivan Ackerman che non ne azzeccava mai una, mai. 7 e 3 fanno 9. Fin da allora sapevo che erano sessi. Nel 1942 io avevo già scoperto le donne. Mi ha dato un bacio! Bleh. Albi, è la seconda volta questo mese, vieni subito qui! Ma che ho fatto? Vieni subito Ma qui! Ma che ho fatto? Albi, sei un sudicione, vergognati! Perché era solo una manifestazione di sana curiosità sessuale. I bambini di 6 anni non hanno in mente le ragazze. Io sì. Ma santo Dio, Albi, perfino Freud parla di un periodo di latenza. Beh, io non l'ho mai avuto un periodo di latenza. E che posso farci? Perché non cercavi di essere un po' più come Donald? Quello era un bambino modello. Via la gente, dove sei oggi, Donald? Dirigo una florida società di confezioni. Ecco. A volte mi chiedo dove sono oggi i miei compagni di classe. Sono il presidente di una società di impianti idraulici. Sono grossista di rosari. Io prima sono stato eroinomane, ora invece sono morfinomane. Io batto il centro. Negli anni 60 i bambini sognavano di andare sulla Luna. Oggi quegli stessi bambini sognano di avere i piedi ben saldi sulla Terra. Che cosa è successo negli ultimi 60 anni? Che cosa è cambiato nel modo di osservare e guardare il futuro? Cosa vorresti fare da grande? La dottoressa. La dottoressa. La patinatrice. Vorrei fare il muratore. Il calciatore. Mi piacerebbe fare o la stilista o la modella o qualcosa del genere. Imprenditore petrolifero. Perché proprio questo mestiere? Per aiutare le persone. Per curare le persone. Perché mi piace questo lavoro. Per aiutare i bambini che sono in pericolo. Perché a me piace il calcio. Perché anche da piccola ho fatto alcune sfilate, alcuni cataloghi e mi è piaciuto molto. E anche perché mi piace la moda in generale. E se questo lavoro non andasse bene a tua madre o a tuo padre?
Io gli direi che comunque è la mia volontà e non devono decidere loro per me. Quindi quello che mi piace fare, io lo faccio. Niente, non ci rinuncerei. Non cambierebbe niente. Non lo so. Io continuo a farlo. Continuo a farlo e non mi interessa che cosa mi dicono i miei genitori. Lo farei lo stesso perché a me piace. Lo farei comunque perché è per la mia volontà. A me piace. Cos'hai nella tasca? No, non ce le ho le tasche. Niente. Niente. Se avessi 20 euro, cosa ci faresti? Un gelato. Giochi. Tanti giochi. Il portellino. Andrei a comprarmi le scarpe di Ronaldo. Le esprimerei. Chi si arrabbia di più a casa, mamma o papà, se prendi un brutto voto? Tutte e due. Papà. 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 Mamma. Un po' tutti e due. In televisione cosa guardi? Telefilm, a volte anche il telegiornale, a volte anche le partite di calcio con mio padre. I cartoni. Guardo Peppa Pig, guardo i Paw Patrol, guardo SpongeBob. Allora, Cenerentola, Biancaneve, Ariel, la danza, guardo molto nuoto, anche un po' di canzoni, di karaoke. Le partite, le finali. Calcio, sport, telefilm, film. La cosa che proprio non sopporti della scuola. La cosa che non sopporto è che mi danno le botte. Ci danno tanti compiti e mi arrabbio quando non ci portano in giardino. Che ci danno tanti compiti? Le verifiche a sorpresa e le interrogazioni sempre a sorpresa. Che mi danno le botte? I compiti che ci danno per il fine settimana, tanti cioè, che ci costringono a mangiare in mezzo. Adesso ditemi in quanti mesi si dividono le stagioni. Gennaio, febbraio e marzo, ma non tutto, e dicembre sono mesi invernali. Marzo, ma non tutto, aprile, maggio e giugno, ma non tutto, sono mesi primaverili. Giugno, ma non tutto, luglio, agosto e settembre, ma non tutti, sono mesi estivi. E tutto il resto è mesi autunnali. E tu, Lucetta, quale mese preferisci? Gennaio lo preferisco, oltre perché viene la Befana, anche perché viene il mio compleanno. Io preferisco febbraio perché viene carnevale. Io preferisco marzo perché viene la primavera. Io invece preferisco aprile perché viene Pasqua. Maggio, niente. Io il giugno lo preferisco perché viene l'estate. Io luglio lo preferisco perché vado in villeggiatura. Agosto, niente. Settembre lo preferisco perché iniziano i campionati di calcio. Ottobre, novembre, niente. Dicembre lo preferisco perché viene Natale. A gennaio fa freddo, febbraio freddo, marzo è pazzo, aprile fa caldo, maggio caldo, giugno caldo, luglio caldissimo, agosto caldissimo, settembre fresco, ottobre... Adesso, qua se non la fermiamo facciamo notte, sono 1:10. Di la verità, io non lo dico a nessuno, promesso. Ma quando un compito è difficile, ti fai aiutare a casa? Certo. Mi faccio dire solo le cose. Ti credo proprio di no. Mi dice sorella che specie di lettere devo fare per studiare. Studio le lettere. No, me lo faccio spiegare e lo faccio da solo. Me lo faccio spiegare prima dalla maestra oppure poi me lo faccio rispiegare a casa. Hai l'opportunità di dire ai tuoi genitori una cosa che non hai mai detto loro. Che io li adoro, sono i miei genitori, cioè sono genitori stupendi, però che a volte provo qualche risentimento perché mi mettono un po' in punizione oppure mi sgridano troppe volte o non mi fanno vedere molto la TV. Che li voglio bene. Ti voglio bene. Ti amo. Dico, mamma, quando si mangia in fame? Dico a mia madre che le voglio bene, poi le chiedo di portarmi alla partita della Bari, no? Ti amo. La prima cosa che pensi quando ti alzi la mattina? Andare a scuola, cioè è noioso. A studiare. Se farò una partita e se segnerò molti gol. Penso di riposarmi un po' e andare a scuola.
di fare presto a scuola. Andare sul letto di mamma e papà. Colazione. L'ultima cosa che pensi la sera prima di andare a nanna. Cena. Dare il bacio a mamma e papà. E quando la mamma mi legge una bella storiella, che io preferisco i draghi, che mi piacciono tanto i draghi, c'è una storia dei draghi di Castelli. E sto aspettando da tanto i draghi del mondo. A quanti gol ho sbagliato? Mi ripeto bene di tutta l'interrogazione a che devo fare. Non lo so, sono troppo stanco. Non piangere così! Ti compro il motorino a 14 anni e un minuto! Ti prego, Pietro, guarda come si vogliono bene mamma e papà! Guarda! Ah, un bacino! Armonia in casa, armonia in famiglia! Che bello! Dorso! 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 Sì, 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 sì! Allora... Pietro, cos'è che ti piace fare più di tutto? Nuotare? Sì. Stile libero gli piace, eh? Sì, sì. Ricordati, Pietro, che ci sono due differenti prese. Ora c'è la presa salda della madre, poi proviamo la presa angosciata del padre, eh? Eh? Pietro, seguimi con lo sguardo. Eccomi. Ti ricordi quando e perché hai pianto l'ultima volta? L'ultima volta ho pianto perché ho preso una storta, perché stavamo in bicicletta io con mio fratello che stava dietro di me. È venuto a sbattere dietro di me e ho preso una storta. No, non me la ricordo. Perché mi ero slogata la caviglia nella faccia di un'amica. Stava con la sono scivolato, sono rotto il muso, un sacco di sangue in tutto il mento, sono andato da mio zio, mi ha curato, ma il problema è che ha usato la forbice per curarmi. Secondo me piangere non serve a niente, perché poi non risolvi un cavolo. L'ultima volta ho pianto quando sono caduta, perché stavo in bicicletta e sono andata sulle pietroline e allora mi sono fatta male, sono caduta. Non me lo ricordo. Quando senti litigare i tuoi genitori, cosa pensi? Penso che dovrebbero smetterla. Le dico di smetterla? Dico a mia madre che deve smetterla di litigare con papà. Gli ricordo che dice a noi, ad esempio, quando io e mia sorella litighiamo, e io gli dico che devono smetterla. Penso che gli dico, lasciala giocare, se no non mi voglio più bene. Devi metterla subito. Penso che non sarebbe giusto che loro due litigassero, mia madre e mio padre, perché come mia madre mi rimprovera, quando io litigo con mia sorella dovrebbero smettere, portarci un buon esempio. Penso che dovrebbero smetterla perché comunque non serve a niente litigare. Quanto conta la bellezza? La bellezza non conta molto per me, però anche qualche volta comunque c'è bisogno di adeguarsi, di vestirsi bene. L'importante non è l'apparire, è l'essere. Niente. Tantissimo. Tantissimo. Niente. La bellezza per me non conta tanto, ma alcune volte serve. Ti sei mai innamorato? Potrei, non è sicuro, ma potrei. No. No. Sì. 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 Può esistere l'amore fra uomo e uomo e donna e donna? Sì, per me può esistere perché non c'è niente di male, no? Sì, per me non c'è niente in contrario. Perché comunque sono persone come noi e se loro decidono di amare una persona del loro stesso sesso non è una cosa brutta. Sì, perché non c'è niente di strano. La tua paura più grande? Nessuna. I serpenti. Non ho una paura più grande. I cani feroci. Nessuna. Non ho paura di molte cose, quindi non so cosa dirti, guarda. Ho la paura più grande. E quando mi perdo nel bosco e il lupo mi mangia. Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
Certe persone non ci credono, ma invece è così. Ehi, scemo! Sei deficiente o solo stupido? Sentite, io sono Forrest Gump. Mettiti a correre, Forrest. Corri, corri! Corri, Forrest, presto! Prendiamo le bici. Avanti, inseguiamolo. Venite! Eccoci, scemo, stiamo arrivando! Ora ci sentiamo! Corri, Forrest, corri! Corri, Forrest! Vieni qui, tu! Cosa è per te l'amore? L'amore è un sentimento che provi quando vuoi stare con una persona. Non lo so. È una cosa importantissima. E dura per adesso che l'amore non mi piace. Non lo so, non l'ho mai provato. Per me l'amore è un sentimento fortissimo che provi quando vuoi bene, quando vuoi molto bene a una persona. Un sentimento che si prova quando gli piace una persona. Cosa è per te l'invidia? È una cosa brutta che succede quando, per esempio, tu sei invidioso che un amico, per esempio Dario, ha una penna e io ce ne ho un'altra più brutta. Che una persona gelosa di una persona che ha una cosa che tu non hai. Non mi interessa. È una cosa brutta. Ma l'invidia è quando un tuo amico ha una gomma colorata, la vorresti pure tu, e quindi arrivi al punto di fregargliela. L'invidia è una cosa brutta che provi quando una persona ha qualcosa in più a te e poi a volte porta anche a litigare. Cosa è per te l'onestà? L'onestà è... un ragazzo leale, quando sei gentile. Non lo so. Quando mi scopro la cacca non dico la mamma. È una cosa che dovrebbero avere tutti quanti. È una cosa molto bella. E quando una persona è onesta con te, tu ti senti bene e sai che quella è una persona che ti rispetta e che ti vuole bene. L'onestà è una cosa bella che dovremmo avere tutti. Cosa è per te la generosità? Qualcuno gli dice che gli vuole bene. La generosità è un gesto gentile, cioè quando tu presti delle cose a un'amica, fai tanti complimenti, cose così. È una cosa quando un amico ti presta la cosa e poi te la restituisce. Quando la mamma mi dà sempre il tablet. Ma la generosità è quando qualcuno fa delle cose buone. Ad esempio dona il cibo a chi non le ha. La generosità è un aspetto molto importante e soprattutto molto bello. Perché quando una persona è generosa con te, tu sei felice e sei anche generoso con lui. Generosità è una cosa bella che dovremmo avere tutti e si verifica quando un essere dà un oggetto oppure porta, non so, rispetto a qualcun altro. Cosa è per te il razzismo? Una cavolata, una stupida. Il razzismo è una cosa stupida perché tutti siamo uguali. Non cambia niente dal colore della pelle o dai modi di fare. Siamo comunque tutti uguali. Il razzismo è una cosa stupida. Per me il razzismo è una grande cretinata. Andiamo, Giosuè, andiamo.
Perché i cani e gli ebrei non possono entrare, babbo? Loro gli ebrei e i cani non ce li vogliono, ognuno fa quello che gli pare, Giosuè. Là c'è un negozio, là c'è un ferramenta, no? Loro per esempio non fanno entrare gli spagnoli e i cavalli. E cosa, là c'è un farmacista, no? Ieri ero con un mio amico, un cinese che c'ha un canguro. Dico, si può entrare? Dice, no, qui cinesi e canguro non ce li vogliamo. Gli sono antipatici, io. Ma noi in Liberia facciamo entrare tutti. No, da domani ce lo scriviamo anche noi, guarda. Chi ti è antipatico a te? I ragni, a te? A me i visigoti. E da domani ce lo scriviamo. Vietato l'ingresso ai ragni e ai visigoti. Oh, mi hanno rotto le scatole questi visigoti e basta. Siamo sicuri che i bambini di oggi, i bambini della modernità, dei social, della TV, del digitale, del 3D, non siano in grado di comprendere ancora meglio di noi adulti la realtà? Se un tuo amico di colore viene insultato, cosa pensi? Lo dico alla maestra. Che questa persona che ha insultato questo mio amico non dovrebbe farlo perché potrebbe ferire i suoi sentimenti. Lo dico alla maestra così lo sgrida. Penso che lo devo consolare. Penso che quel bambino comunque non deve sentirsi male, ma deve soltanto, più che reagire, dovrebbe dirlo a qualche professoressa o qualche maestra, oppure parlare con lui faccia a faccia e dirgli guarda, io non sono diverso da te, anzi sono uguale e basta, vengo soltanto forse da un altro popolo, da un'altra nazione. Penso che quelli che l'hanno fatto non lo dovrebbero fare, perché questo amico è uguale a loro. Hai mai subito insulti per il colore della tua pelle? Sì, mica sono io diverso da loro. Io avrò pure la pelle marrone, ma il sangue ce l'ho sempre come loro, no? No, va, cioè l'ho detto già, non è per cattiveria, non voglio venire. È che non mi sento proprio... Cioè, un periodo che loro lo sanno, loro stanno... Mi sento, capito, abbattuto, triste, non lo so, non... Non ce la faccio per altra gente che piange e cose, veramente. Come gente? La Madonna che è gente? No, no, che c'è? Mi voglio dire che la Madonna non ce la faccio, è un fatto mio. Cioè, sono io che sto così. E voglio vedere gente un po' più... Cioè, non lo so, se la Madonna, sinceramente, se rideva, ci veniva. Sì, la Madonna rideva. Che non pute... Cioè, sempre miracolo era. Madonna, c'è cioè, una statua che ho rito, piange e mi dà. Però non lo so, pare che uno va a vedere, mette... Non lo so, Cioè, secondo me è meglio pure per voi. Perché a così ho professore di Napoli, ho cose tra su, se era stato solo zitto. Cioè, ho professore zitto, perché il legno... Uno poteva dire, no, zitto, professore, perché il legno può trasudare, mica può ridere. Se hai mai visto un albero, una sedica... per improvviso cambiamento di temperatura, l'albero che la sedia, hai visto, è cambiato il... No, perché non è impossibile. Caro Vincenzo, la colpa è nostra, vuol dire che non gli diamo troppi motivi per ridere. Se togliessero il crocifisso dalla classe, per te cambierebbe qualcosa? No. No, perché io credo comunque sia col crocifisso sia senza. No, perché io credo sempre. No, ma certo che no. No. Sinceramente non me ne fregherebbe niente. Lucio Dalla cantava Telefonami fra 20 anni. Tu come ti immagini fra 20 anni? Non giovane. Un po' diversa da ora e ovviamente senza occhiali. Alta e magra. Molto magra. Magra senza occhiali. Bene. Alto. Giocare in una squadra forte. E non mi immagino più. Non so più come immaginarmi. Tra 20 anni io mi immagino forse alta, magra, ma normale. E speriamo senza occhiali. E anche molto intelligente. Alto, magro, bello, con una muta. Non capivo niente. Per tutta la vita siamo messi di fronte a decisioni angosciose, a scelte morali.
alcune di esse importantissime, la maggior parte meno importanti. E noi siamo determinati dalle scelte che abbiamo fatto. Siamo, in effetti, la somma totale delle nostre scelte. Gli avvenimenti si snodano così imprevedibilmente, così ingiustamente. La felicità umana non sembra fosse inclusa nel disegno della creazione. Siamo solo noi, con la nostra capacità di amare, che diamo significato all'universo indifferente. Eppure, la maggior parte degli esseri umani sembrano avere la forza di insistere e perfino di trovare gioia nelle cose semplici, nel loro lavoro, nella loro famiglia e nella speranza che le generazioni future possano capire di più